Poveraccio. Allora, questo è l'ambito in cui ci muoviamo noi. Da una parte l'esubero e l'eccesso di informazione volutamente stravolta e volutamente modificata e artificiosamente ampliata. Eccolo qui, qui c'è il dottor, ah no, non è manco dottore, no. Alessandro Di Battista, ex deputato grillino, che solo perché viene qui a presentare un libro manco, no, non diciamo manco non suo, non sono d'accordo. E cioè? Il libro è suo, mi dispiace, l'ha scritto lui, sta dicendo una bugia anche lei. Io so, non pure. Non e cioè, venga qua, venga, ci dica dov'è la bugia. Bene, scontenta lei, contenti tutti. Allora, ecco qua, dai, vieni qui. Allora, come voi potete vedere, evidentemente qui c'è uno scoop che noi abbiamo visto, abbiamo notato. A me è uno scoop che peraltro mi fa piacere, diciamoci bene. Di fronte alle cazzate... No, ma tu non hai sentito quello che stanno dicendo, io l'ho sentito. Ecco il perché ho fatto questo attacco, sì, così all'arma bianca con il coltello fra i denti. Sono d'accordo con te, però di fronte allo scoop di Battista e noi ci mettiamo lo scoop di D'Alema, francamente preferisco quello di Battista. Ma non lo so, perché in se tu sapessi quello che sta dicendo non saresti così contento. Vabbè, comunque in politica, no, perché sta parlando del conflitto di interesse nei confronti di Berlusconi, quando conflitto di interessi con la Federica Guidi, che era al governo con loro, non c'era. 32 milioni di contatori farlocchi vanno bene, vabbè, li abbiamo denunciati e ci è andata bene. No, ma loro non l'hanno denunciati, sì, lei è bello. L'abbiamo denunciato noi. Questo dimostra che l'interventismo in politica c'ha un risultato. È chiaro? Ecco, e l'interventismo si fa con freddezza, con calcolo. Io in questo momento, sai che cosa stavo pensando? Oh, è uscito il sole. Sì. Oh cazzo, tanto che parli il sole io dell'avvenire, faccio, o il sole dell'avventura. Io faccio una panoramica, sì, allora, per dire che siamo qui alla, sì, città dell'altra economia, che è tutto dire, insomma, no? Quale altra economia? Ce la dimostrano? I morti di fame. No, quale altra economia? Sì. Hanno mai proposto un'altra economia diversa questi, sì, signori qua? No, o i grillini hanno mai proposto? Assolutamente no. O i leghisti, no, o che sia? È l'economia della mendicità. Ah, ecco. Della mendicità. Del buon mendico. No, tra un po', quando ci saranno tutti obbligati, saremo tutti obbligati ad avere la carta di debito o di credito, come vogliamo chiamarla, sì, come facciamo a dare l'elemosina in chiesa o al mendicante fuori dalla chiesa? Lo aspetto con piacere, non vedo l'ora, per Dio, le trasformazioni della chiesa che sarà costretto a vendere schede di vario genere con l'immagine della Madonna e quelle alternative con l'immagine, niente o po' di meno, di San Giuseppe. Capito? Il vecchietto venga qua a esporre le sue rimostranze. Ha sbagliato, venga qua, venga qua. Ha sbagliato. Non fugga. Ha sbagliato a legge. No, la fuga è sempre comunque perdente. Ha sbagliato a legge. Sì, bene. Ha sbagliato a legge, lei. Lei non mi ha mai visto nudo. Perché qua, se mi avesse nudo, lui riderebbe. Ecco. Allora, detto questo, ritorniamo al ragionamento che invece che io vorrei fare, che è un ragionamento piuttosto interessante. Siamo venuti qui per ascoltare la presentazione di un libro che è dedicato a un fenomeno di grande importanza che pochissimo... Non a caso esce adesso, sì, pubblicato adesso ad uso e sotto la volontà dei grillini. Esatto. Non a caso che c'è questa lotta sotterranea, sì, più o meno sotterranea, evidente, occulta, evidente, o più o meno evidente, con la Francia e con Macron. Sì, d'altronde un discorso di questo genere ha già, ridi. Ha già preso, è entrata in circolazione già da parecchio tempo su internet, per cui coloro che seguono internet su questi argomenti sanno qualcosa. E la cosa è piuttosto importante. Io direi, da questo punto di vista, l'ho anche sostenuto sia ieri sera... Ma Andrea dov'è? Lo troveremo. Ho sostenuto ieri sera, in un monologo che ho fatto su Facebook, potete vedere su Accademia della Libertà, l'ho sostenuto stamattina
come dicevano ai miei tempi all'università, dice, lo disse Socrate, lo confermò Solone, oppure Santippe. Lo confermò Santippe, quindi che qui praticamente nel momento in cui c'è una stretta, anche se la strettoia è molto limitata, certe verità schizzano fuori. Allora, nel momento... Ne abbiamo parlato a proposito di Paolo Mieli, mentre venivamo qua, abbiamo anche che sta facendo un'opera di demolizione di tutti i vari miti, schemi mentali e storici del rapporto fra Chiesa e Stato. Esattamente. Siccome noi sappiamo esattamente chi è Paolo Mieli, conosciamo anche qual è il suo vero cognome, che non è Mieli, ma Merrill. Merrill, essendo figlio di tale Merrill, di Alessandria, from Alessandria. From Alessandria, ma Alessandria vera, quella di Alessandro, il Magno. Allora, siccome sappiamo queste cose, noi vediamo che nel momento in cui c'è una struttura, una strettura, è molto importante, che è appunto il momento della lotta politica che si sta facendo più accesa, delle verità che il codazzo dei nulla facenti di fronte, sì, nulla facenti, non è vero, è tutta gente che sta riprendendo, tutta gente che va nelle televisioni private, pubbliche, quello che te va. Allora, guarda che roba allucinante, vabbè. È tutto un sistema comunicazionale, va bene, a cui si deve dare la massima importanza, perché è sempre così. Allora, probabilmente il personaggio è stato programmato per un intervento ad hoc, ad esaurimento di qualche personaggio in precedenza, perché in queste cose si fa come si faceva sempre. Io qui mi viene in mente il povero Robespierre, il quale obiettivamente si ritirò per 3 mesi e quando tornò gli hanno tagliato la testa. E lì obiettivamente perché non è che stesse molto bene in salute. Qui è un altro discorso, qui c'è il ritiro nella montagna, prima del predicozzo, e insomma l'incontro, direi, del buon Gesù col trascendente, trascendente. No, col trascendente, col Satana, il quale a Gesù, Satana gli ha fatto delle promesse. Satana o Lucifero? Era Satanasso. Satana. Chiamalo come vuoi. Lucifero è un nome iniziatico. Guarda, la polizia sta avvicinandosi come a noi. Sta venendo da noi, guarda. Come si dice in maniera piuttosto consistente, Lucifero è un nome iniziatico, tant'è vero che viene utilizzato dagli steineriani per indicare una entità spirituale che viene chiamata Lucifero. Anzi, le due entità sarebbero... Portatore di luce, Lucifero. Certo. Quella che porta il bene e quella che porta il male, grattiamoci i coglioni, l'altro si chiama Arimane. Ariman. No, si dice Arimane. Quello normale. In linguaggio Ariman. Italico lo chiamiamo Arimane. In ogni caso, queste sono due entità spirituali che una aspira alla luce e l'altra aspira al male. Quindi, a un certo punto, il buon Gesù, trovandosi da solo, è stato circuito da Satanasso, il quale magari mi fa ricordare una certa barzelletta di quel tale che si voleva suicidare, è venuto uno, gli ha detto: io sono il demonio, se mi dai la possibilità di utilizzare certe tue membra ti prometto un futuro roseo, no? E quando poi il personaggio si è concesso e gli dice quando mi dai quello che hai promesso, e quello gli ha detto, dice: ma guarda, quanti anni hai? Dice: io ho 50 anni. Dice: beh, a 50 anni credi ancora al diavolo. Allora, queste sono le cose che noi dobbiamo dire quando parliamo di politica, se no non è politica. L'atto principale della politica è distinguere gli atti dalle chiacchiere. E con questo io vorrei concludere. E dalle operazioni mediatiche, prevalentemente concordate. È chiaro che il buon Robespierre
si fece anticipare da Saint-Just. E quindi alla fine sono stati ghigliottinati tutti e due. Qualora invece Robespierre, invece di farsi anticipare da Saint-Just, avesse tenuto Saint-Just di riserva, al massimo ammazzavano Robespierre e poi Saint-Just avrebbe fatto le logiche vendette. E questo è il messaggio che noi vogliamo dare ai nostri amici. Guardatevi, cari amici, da non sprecare il massimo tempo possibile. Non sprecate il tempo, valutate sempre tutto quello che sta accadendo. Nell'ambito di una conoscenza delle operazioni strettamente mediatiche. Mi diceva un amico che abita vicino a Pratica di Mare poco fa che c'è una tour de force degli aerei che si alzano in volo con armamento missilistico. Ah, benissimo. Quindi non sono esercitazioni a sì, cazzo, come si dice, ma sono esercitazioni a pieno a carico. Attenzione che non si scappi un missile che è frequente. E quindi cioè, siamo in un momento in cui stiamo valutando. C'è qualcuno che sta valutando se intervenire sì. Dove c'è un focolaio da intervenire. Esattamente. E noi sappiamo dove, quando sì, e come. E noi sappiamo però che è molto importante, e questo lo voglio dire a tanti amici che contestano il nostro intervento o l'intervento delle truppe italiane in certe zone di operazione. Ora, molto spesso l'intervento è dovuto al fatto che se ci devono essere dei militari, questi militari devono avere comunque un minimo di esperienza sul terreno bellico. Non si può pensare di affidare un esercito a novellini, sia pure col grado. Sia pure col grado di generale, l'abbiamo già fatto. Abbiamo già detto e già dato. Abbiamo già fatto. A posto così? Io direi di sì. Chiudiamo. Alla prossima occasione. Sì. Saluta la Cagnara.